ed inizia in questo momento la gara. Milito, Zanetti, attenzione. Eccola qua l'apertura per Maicon con Muntari che chiama il taglio, la palla dentro, eccolo qua Munta che arriva, ha visto bene Maicon a cercare il coast to coast sul fronte opposto proprio per sulle Muntari, e Santana che recupera la sfera, parte con un buon dribbling, fa passare il pallone in mezzo alle gambe, Montolivo carica un destro, è il primo tentativo di tiro con la palla che se ne fila a lato, Matrix rilancia, la palla è buona per Muntari, un rimbalzo con Munta che cade a terra, Snyder entra in area, attenzione il tiro, fuori! La rapidità di Wesley Snyder, prima occasione da gol per l'Inter, allora vediamo. Parte la traiettoria, il colpo di testa allontana, Muntari tenta il tiro, rimpallato, cade a terra un giocatore della Fiorentina, Santon va al tiro, la parata di Frey. Palla giocata da Maicon, bene, larga per Mario, può andare al cross, prima intenzione, palla dentro, Maicon, il miracolo di Frey! Il miracolo di Frey, il miracolo di Frey, occasione da gol pulitissima al minuto 26. Zanetti e Maicon avanzano sulla destra con Prandelli, attenzione però Mario, palla dentro per Maicon, può andare al fondo, il cross calibrato, alto un pelo troppo, va in rete Milito ma va dentro la rete, purtroppo ci va lui e non il pallone, palla ancora viva, Milito, arriva Maicon sulla sua laterale, va da solo, Milito salta due uomini, il tiro e purtroppo non riesce a calciare con la giusta forza, poi Maicon riesce a tenere vivo questa palla e se ne va sullo slancio Pasquale, attenzione, la profondità immediata per Milito è un pelo lunga, che peccato, ma che azione che ha fatto, che azione, attenzione, l'errore di Comotto e rimedia con il pallone in corner Gamberini. In grande affanno la difesa della Fiorentina, ma che azione che ha fatto Maicon, mamma mia! E allora Santon, uno contro uno con Comotto, aspetta il movimento a taglio di Balotelli, bravo, attenzione Mario, solo contro Frey, il cross, Milito, è gol, 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 il principe su assist di Balotelli! Protesta la Fiorentina perché Mario è andato a togliere di furbizia un pallone a Natali, si è trovato solo contro Frey, rivediamo la l'azione, vedete che manca l'impatto Natali ma è colpa di Natali, l'assist di Mario per Milito e l'Inter va in vantaggio con il principe Milito, eccolo qua ancora una volta l'appoggio dentro, regalino facile per Milito e Inter in gol al minuto 35. Diego Alberto Milito, si urla tutti qua al Meazza per il gol dell'1-0, tanto Santon sullo stretto con Muntari, si allunga troppo il pallone, controlla male, allora ripartono loro, pericolo, attenzione, l'uomo solo, Vargas contro Toldo, il tiro, fuori, mamma mia! Comotto, palla per Santana, non deve farlo girare Santon, ce la fa a non farlo girare ma in maniera irregolare. Parte la rincorsa del peruviano, palla sul secondo palo con Toldone che la mette in calcio d'angolo. Materazzi che con il destro prova a mettere in movimento Maicon, buona l'idea, calibrata la giocata di Marco, il cross immediato a tagliare l'area, c'è Frey, che bella azione. Attenzione nello stretto, il colpo di tacco di Cambiasso, la vita deve dare il fallo qua, eh sì, 43-30 minuti al Meazza, Inter in vantaggio per una rete. Parte Wesley, palla tagliata dentro, colpo di testa e la deviazione in corner di Frey, parte la traiettoria, palla dentro, colpo di testa, salva sulla linea Pasqual. Ci siamo tutti? Sì. E allora con l'arrivo di Pandev, Balotelli parte da sinistra, attenzione, palla che viene allargata per Vargas, Vargas contro Maicon, il filtrante per Gobbi, Lucio, Gilardino dentro l'area, attenzione una mischia e poi Toldo recupera una girata, Santana retropassaggio con Natale attaccato da Milito, gli porta via il pallone e se ne va verso la porta, il principe, attenzione, la parata di Frey sul tocco all'indietro di Pasqual. Di testa Balotelli, difende bene questo pallone, filtrante bellissimo per Goran, entra in area, attenzione Goran, arriva, palla sul sinistro, suo tiro, respinta corta, Milito, il draw, è autogol, no, è fuori gioco di Snyder, peccato. Pasqual viene a chiudere Maicon, cross di prima intenzione dentro, Jovetic di testa, tutto solo, mamma mia, regala la palla a Toldo ma era una palla gol,
creata al minuto 18. Arriva Pasquale tutto solo sulla sinistra, viene messo in condizione di andare al cross, palla fuori, Vargas vede la porta, il suo tiro e la palla è fuori, ma Thiago Motta cambiasso, palla per Wesley, attenzione, incrociano le punte, Milito cerca di gestire il pallone, Comotto lo butta giù, c'è calcio di punizione, parte la rincorsa, il pubblico fa perché ipotizza, vediamo Wesley, tiro, uia, palla fuori di un nulla, mamma mia che punizione che ha battuto. Cambio chiede l'Inter, fuori Snyder, dentro Mariga, eccolo qua, Mariga McDonald fa il suo debutto in maglia nerazzurra, arrivato dal Parma nei giorni scorsi. Attenzione Santon, prova a innescare Milito, attenzione Principe, Pandev dentro, c'è Pandev solo centro area, entra in area Milito, attenzione il cross, Pandev si gira, fuori, sulla sirena stava arrivando il gol 2-0, sulla sirena stava arrivando il gol del 2-0 e finisce qui con l'Inter che batte la Fiorentina 1-0, primo round per noi, il gol di Milito, una bella Inter che ha rischiato di trovare il gol del raddoppio almeno in altre due o tre occasioni, una buona palla gol l'ha avuta anche la Fiorentina su un nostro errore, ha debuttato il giovane 22enne Mariga McDonald, è tutto dal Meazza, Inter batte Fiorentina 1-0, primo round per noi.